Bentornati su Pokémon Scudo, ragazzi. Io sono Sean e oggi continueremo ovviamente Pokémon Spada. Abbiamo appena battuto Laburno, quindi ora ci dirigeremo verso Galwick, dove si terrà la Coppa Campioni. Ovviamente nella Coppa Campioni potrà accedervi solo chi ha conquistato tutte le 8 medaglie, come noi. Quindi direi subito di andare, senza perdere tempo. Arriva Hope, ha battuto Laburno anche lui, in 4-4-8 dice. Come sei chiassoso, tutto il contrario di tuo fratello, ma la tua forza è ineccepibile. Lo dimostra la medaglia drago che hai conquistato, battendomi. Mi hai travolto con la forza di una tempesta. Devo ammettere che non avevo via di scampo. State bene a sentire voi due. Uno di voi deve assolutamente vincere la Coppa Campione e sfidare Randall. Certo, ovviamente il favorito sono io. Certo. Ciao Laburno! Ok, siamo in treno, come all'inizio. Il nostro viaggio è iniziato con il treno e ci sta portando alla conclusione sempre con il treno. Finalmente si va al Galwick. Ci sono un sacco di cose interessanti laggiù. Una torre enorme, la monorotaia. Ma soprattutto c'è lo stadio di Galwick dove combatteremo noi. Ma che dico, il mondo intero ci guarderà. Faremo vedere a tutti di che pasta siamo fatti. Molto bene, Hop. Ok, già vedo che sta nevicando. Vai a Galwick. E così questo è il percorso 10, eh? Wow, guarda che muro di neve. Ci sarà da raggelare davanti alla quantità di Pokémon tipo ghiaccio che incontreremo. Sean, questo è il posto giusto per farci le ossa in preparazione alla Coppa Campioni. Su questo sono d'accordo. Sono sicuro che io e la mia squadra abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento. Spaccheremo tutto, vedrai. Beh, io vado avanti. Galwick, il leggendario Hope, sta per arrivare. Bene, ciao Hope. Sembri un malato di mente, però fa niente. Noi invece alleniamo la nostra squadra. Come minimo vorrei tenere un 50 basso per la Lega. Ok, qui abbiamo un dottore, un medico. Ci sono Pokémon feriti nella tua squadra, lascia fare a me, sono un medico. Christopher medico. Chi mette Christopher? Gardevoir. Tipo psicofolletto. Noi invece usiamo Acquapatto. Usa calmamente. Cosa gli aumenta? Attacco speciale e difesa speciale. Ok, la grandine. Ok, con acquapatto dovremmo porre fine a questa lotta. Con Gardevoir ovviamente. Vediamo se è così. Sì. Ciao ciao Gardevoir. A 2165, quanti punti ci dà? Ok. Il mio Pokémon è ferito, chiamate un medico. Che saresti tu, però fa niente, vai tranquillo. Andiamo avanti. Cosa, una salita, eh? Siamo fortunati, oh, non l'abbiamo beccato. Di qua che abbiamo. A volte i Pokémon sprigionano un potere latente che distorce l'area circostante, dando l'impressione che le loro dimensioni siano aumentate. Il cosiddetto fenomeno Dynamax. Sì, ma questo coso adesso ce lo dici. Capture! In mezzo ai maroni stai! Cribio! Dai, via Capture, vai a bere il latte della mamma, su. Abbiamo evitato pure questo. Questo non lo evitiamo. Bene. Sapevi che secondo una vecchia leggenda, se i Corviknight dovessero sparire, il destino di Gala sarebbe segnato? No, non la conosco, però. Grazie per avermelo detto. Hermes tassista. E appunto lui è un Corviknight. Acciaio volante.
Teniamo sempre lui che va bene. Livello 45, acquapatto. Bene, per forbecco. Ok, un danno contenuto. E per finire andiamo con tiro mirato. Bellissima l'animazione. È in faccia proprio. Ok, dovrebbe salire il 49 Inteleon, ovviamente. Ok, che abbiamo dopo? Flygon. Direi di mettere Frostless, che lo fa secco con alito gelido. Livello 46, abbastanza alti i livellini, eh? Alito gelido, vai. Volevo insegnargli gelo raggio, ma non lo trovo. Lui nemmeno lo impara. Perché gelo raggio mi farebbe più comodo. Ok, Frozen a 49. E abbiamo sconfitto Hermes. Ciao Hermes. Andiamo di qua. Gli Snover, Sneasel, cacchio di Mr. Mime. Sneasel, se non finisci di seguirmi ti sparo, non so con che cosa ma ti sparo. Non mi ricordo come ti chiami tu, purtroppo. Ach, mi sono imbattuto in un allenatore, io non volevo lottare. Purtroppo ti tocca. Con un Ultra Ball in mano parte la sfida di Breen. Il nome è strano, Breen Montanaro. Gigalith, perfetto, siamo pure in vantaggio di tipo. Ma sappiamo già che ha vigore. Sto infame, c'ha il vigore secondo me. Livello 46. Questi ci fanno bel allenamento. Direi di andare di tiro mirato, anche perché acquapatto ha solo 10 pp. Vediamo se resiste. Resiste neanche senza vigore, attenzione. Ok, direi di andare di nuovo di tiro mirato. E bye bye Gigalith. Perfetto. Chi abbiamo dopo? Rhydon, teniamo sempre lui, va bene così. Era meglio se c'era Rhyperior, che era molto più figo. Tiro mirato. Perfetto. Ciao Rhydon. Ok, quasi Roserade al 48, Scrafty al 50 e Togetic che fa un tutto allenamento tutto suo al 56. Grazie Breen. Breen, come caspita ti chiami pure tu? E questo chi è? Un elegantone mi sa. Tu non sei una persona come le altre, lo vedo dal tuo portamento. Grazie, sono molto elegante. Gentiluomo, Daltan. Darmanitan, accidenti che qui è una versione tipo ghiaccio. Io non ho un tipo fuoco, quindi non ho nemmeno un tipo acciaio, quindi la vedo piuttosto dura. Potrei mettere Scrafty che è tipo lotta. Non mi piace per niente la versione di Darmanitan Galar. Botti in testa, questo fa male secondo me. Ma nemmeno tanto. Andiamo di breccia e vediamo. È veloce, eh. Ok, resiste. Mia dentenna pure. Bene, qui ci vuole una bullo. Ecco, speriamo che rimane confuso e non attacchi, perché sennò siamo fregati. Oh, che culo. Andiamo di iperpozione.
Darmanitan, per favore, Dio, fallisci, eh. Fallisci? Ma non è possibile, ma dai. Ma è la sfiga nostra, Cribio. Ma non è possibile. Ma guarda, seconda volta che attacca giusto. Solo a noi quando è confuso ci ammazzano. Ho sbagliato, mi hai fatto ancora bullo, miseria ladra. Vedi, due volte su due. Mo che ci metto? Mo che cavolo ci metto con sto cretino? Interion, vediamo che fa, ma... non ne ho idea, proviamo con... tiro mirato. Anche se con G con ghiaccio non penso faccia un gran danno. È un... sì, però ha tre turni su tre che mi combina a fare sta un botto in testa. Anche se è confuso. Direi che qui non vale la cosa. Flygon, provaci tu. Che tanto ora è debole. E vai di Dragartigli. Armani, tandio, quanto mi stai sui maroni pure tu. Ok, Reuser del 48, Togetic al 56. Chi? E chi è Phalanx? E non so che, non so che tipo è, sinceramente. Proviamo con terremoto. Sa che è coleottero, zuffa. Ma mi pareva un tipo coleottero piuttosto. Forse è coleottero lotta. Non lo scopriremo mai. Di nuovo terremoto. Ok, addio Phalanx. Ok, Flygon al 50. Ha tre Pokémon. E non lo conosco nemmeno quel Graploct. Boo. E questo, dalla posizione che ha, suppongo che sia anche lui un tipo lotta. Sembra un lottatore di sumo la posizione. E infatti è lotta. Va bene così, Flygon, va bene così. Sto gentiluomo ce ne ha fatti fuori tre di Pokémon. Non sei tanto gentiluomo, comunque, eh. Per forza giochi. Direi di andare di Assorbivagio, che tanto ha poca vita. Perfetto. Gentiluomo dei miei. Addio. E tu sei un... ma non mi far dire cosa sei, va. Una lotta in doppio addirittura. Fammi rimettere in sesto la squadra piuttosto, va. Inteleon, Flygon e Scrafty. Poi gli diamo anche delle super pozioni, tanto per... Scrafty to e to Flygon. Ok. Ora, non voglio mettere Roserade come secondo Pokémon. Ma sì, teniamolo. Acqua e erba come due, come doppio. Va bene, dai. Ci scrivete, testiamo subito i tuoi progressi, perché ci siamo visti da qualche parte. Gli allenatori e i Pokémon talentosi brillano davanti all'obiettivo della mia telecamera. Ma perché ci siamo visti da qualche parte? Non ricordo. Chiara e Luke Reporter. Non mi sembra di avervi mai visto. Kill... ah! Ok, mi ricordo. Ora mi sono ricordato. Ci siamo battuti dopo la prima palestra. Sì, ora mi ricordo. Allora, direi di far secco prima di tutto... Heliolisk, perché è il più pericoloso contro Inteleon. E andiamo di tiro mirato e foglia magica contro di lui.
usa tuono. Ah, non potevi fallire, vero? Azz. Azz. Va bene così, dai, non ti preoccupare, dai. Va bene così. Eliolis che KO. Scrafty al 50. Cambio marcia, non so cosa sia. Ora non... Purtroppo lui è acciaio... Non so, è acciaio elettro, mi pare, o acciaio solamente. Perché ovviamente sta lievitando, ho il dubbio che abbia abilità lievitazione. No, 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 pure Noiver non me l'aspettavo veramente, Cribio. Questo ci fa secca la squadra, andiamo di veleno shock sempre su Noiver. In gran colpo. Ma che caspita di mossa è? Tifone. Va bene, Roserade KO pure. Flygon va di Dragartigli e fagliela pagare. Bravissimo, bravissimo, così si fa. Ok, mo chi cavolo mette questa o questo? Noi chi mettiamo? Mettiamo Prosless, che è quello che ha più bisogno di allenamento. Chi mette? Ah no, ce n'è solo... Eh no, ancora un Pokémon in squadra questo. Spero che non abbia... A quale lo dice se ha effetto? Mi sa che... No, no. Proviamo con Pallavombra, vediamo. Speriamo che Terremoto abbia effetto. Perfetto. E Kling Klang è andato. Ne rimane uno. Frostless al 50. Togedemaru, perfettissimo. Un altro terremoto dovrebbe bastare. Non mi stai molto simpatico, Togedemaru, da... Perché ho dei ricordi da Sole e Luna. Anzi, mi stai ampiamente sui i cocomeri. Ecco, sparisci dalla mia vista che non ti voglio vedere. Ok, Togetic al 56. Una forza che lascia senza parole. Signore e signori, ci troviamo a cospetto di un vero genio. Ma addirittura, grazie. Ho perso, ma è stato interessante. Ho potuto farmi un'idea della tua forza. Bene, mi avete sfasciato mezza squadra, infamoni. E in cima cosa c'è? Ah, siamo arrivati a Galwick in pratica, no? Questo è Galwick. Perfetto. Siamo arrivati a Galwick. Esatto. Molto bene, qui si terrà la Coppa dei Campioni, ragazzi. Dovremo dimostrare di essere gli allenatori più forti. Ecco lo stadio. Ha un aspetto strano. Guarda, è Galwick, la città in cui diventerò una leggenda. Perché ovviamente diventerò il nuovo campione. Bene, non voglio perdere tempo, io mi fermo subito allo stadio di Galwick. Aspettami lì che devo curare la squadra. Ok, noi abbiamo il centro Pokémon sulla sinistra. Bene, fatto qui andremo allo stadio. Ma non oggi, ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio.
Molto bene, siamo a posto con la squadra. Bene ragazzi, questo episodio si conclude qui. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Ditemi cosa ne pensate di questo gioco, perché a me sta piacendo tanto, ma voglio sapere la vostra. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!